quando hai una discussione con qualcuno è possibile che si tratti solo di una situazione temporanea, di conflitto o di divergenza di opinioni. Ma se ti capita spesso di discutere con la stessa persona, a meno che non sia il tuo capo, potresti avere a che fare con una persona tossica o manipolatrice. Ecco alcuni segnali per riconoscerle. Le persone tossiche e manipolatrici prosperano sul conflitto, perché quando si è preda delle emozioni si diventa più manipolabili. Creare spesso situazioni emotivamente cariche è un modo per ottenere attenzione e controllo. Per questo tipo di persone è importante ottenere il controllo sulle tue azioni, le tue decisioni, le tue relazioni con gli altri. Possono usare il senso di colpa, l'intimidazione o le minacce per ottenere ciò che vogliono. Le persone tossiche e manipolatrici cercano di farti sentire male costantemente, criticandoti e denigrandoti. Possono prendere in giro il tuo aspetto, la tua personalità o le tue capacità, facendoti sentire inferiore. E non perdono occasione per farti notare i tuoi errori, per farti sentire sbagliato. Non a caso, la colpa e la vergogna sono definite emozioni sociali, perché non le abbiamo alla nascita. Il bambino piccolo non prova né vergogna né colpa. Colpa e vergogna sono insegnate dalla società e dalla famiglia per rendere gli individui più controllabili. I manipolatori si comportano in modo imprevedibile, ora affettuosi e amorosi, freddi e scostanti un minuto dopo. Ciò può farti sentire confuso e incerto, e questo è intenzionale, perché queste persone sanno intuitivamente che il cosiddetto rinforzo intermittente è quello che funziona meglio per controllare gli altri. Così come gli addestratori che stanno attenti a non dare sempre la ricompensa all'animale quando emette il comportamento desiderato, ma solo una volta ogni tanto, anche i manipolatori di professione ti faranno occasionalmente sentire male, anche perché è un modo per testare la tua fedeltà verso di loro. Vatti a riguardare il video sulla dissonanza cognitiva, link in descrizione, per capire il perché. Le persone tossiche hanno la tendenza a ignorare i tuoi limiti, siano fisici, emotivi o della tua dignità, e possono oltrepassare tali limiti pur di ottenere controllo su di te. E se tu glielo permetti una volta, si faranno sempre più avanti e si prenderanno libertà sempre più grandi. Anche quando hanno chiaramente torto, queste persone si dipingono sempre come vittime, cercando di farti sentire dispiaciuto per loro, manipolandoti per farti fare ciò che vogliono. Quindi, occhio, le persone tossiche e manipolatrici mentono e ingannano per ottenere ciò che vogliono. Fanno promesse che non intendono mantenere, distorcono la realtà e inventano cose, sempre per tentare di rigirare le situazioni a loro favore. Ho deciso di mettere questo video nella categoria gioco di sguardi e seduzione, quello con lo sfondo giallo di copertina, per metterti in guardia, per non lasciarti sedurre da persone così. Può sembrare strano, ma le vittime di queste persone quasi sempre sanno di avere a che fare con un manipolatore tossico, eppure continuano ad averci a che fare. Non prendono la decisione logicamente più vantaggiosa, cioè di andarsene, di lasciarle, di cambiare ambiente, lavoro, compagnia, eccetera. La vera causa di questa difficoltà non è importante. Può dipendere da una personalità debole, dall'abitudine o da un bisogno che queste persone soddisfano nella vittima. Esempio classico, la donna bella e giovane che esercita un ascendente irresistibile sull'uomo che ha già ottenuto quasi tutto dalla vita. In ultima analisi, il perché è sempre lo stesso. Se sei vittima di un manipolatore e ancora non hai deciso di andartene, è perché ancora non hai sofferto abbastanza. Quando raggiungerai il limite, allora te ne andrai. Ma potrebbe anche non accadere mai.